Mi vuole fare un'intervista? Va bene. Va bene. Guarda, a quel sapore. Grazie. Ciao, che ci vediamo pronti in linea di partenza. Capito? Fa dritto, eh? Hai visto? Andiamo a fare la moto. Guarda la telecamera. Non l'avevo. La vediamo lì davanti alla bella Napoli. Ha detto Fabio che è troppa... Buongiorno, tutto bene? Sì! Coglie questo pomeriggio, mi ricordo, qui a Todi, in località Ponte. Via! Forza! Forza! E andiamo così a salutare la partenza dei più piccoli. Però pozzavo, no? Ma c'è l'orecchia pulita. E noi vediamo già la motocicletta che apre la strada all'arrivo, quindi eccolo qui, abbiamo per il Ruota Libera Terni, il primo della categoria G0. Ecco qui, abbiamo poi il secondo arrivo, c'è il compagno di squadra che taglia in seconda posizione il traguardo, poi vediamo le maglie della cicloturistica Massa Martana, Luci Pedrignano in quarta posizione. Abbiamo poi i protagonisti, i più piccoli di questo pomeriggio, ovviamente. L'applauso spontaneo del pubblico, ovviamente noi lo facciamo. Come prendo io poi? Fermo così, questa è diretta, via. Fermo così. Gregorio Carboni con il numero 118 per la cicloturistica Massimo Parra, Jacopo Fulci, numero 127. Maestro Cresciano, Nicolas Moran, numero 123, Madonna, che orario. Lorenzo Moretti, con il dorsale numero 119 per la cicloturistica Massa Martana, Simone Moretti. Ah, ho messo su anche gli occhiali oggi. Quando era dato per Piero di Amoleria si trova la partenza del numero 100 che ha preso il via Calvin Tantello. Si tra poco e vediamo per favore nel frattempo la categoria che entreremo nell'ultimo giro per la categoria. Per la categoria G1, quindi abbiamo signore e signori un piccolo gruppetto, è il numero 100, un piccolo gruppetto di 4 corridori, se non erro, che sta primeggiando la categoria G1 maschile. Io so fare tante cose, so anche leggere. Se non erro, abbiamo quindi una volata quest'anno nel motociclismo Moccagliana, che taglia il traguardo in prima posizione, è il numero 121 se non erro, quindi vediamo un 120, quindi purtroppo
non ha potuto ben 121 con Nicola Passeri, se non erro, vincitore della categoria G1 maschile. L'applauso anche per Maria Pastorelli, compagna di squadra del Gruppo Ciclismo Moccaiana, anche quest'oggi in prima posizione nella categoria G1 femminile. Abbiamo poi l'arrivo del numero 116, tre arrivi, eccolo qui per la cicloturistica Massa Martana, completato anche. C'era con la macchina laggiù che stava andando. Matilde Ganzetti, numero 101, Rota Libera Terni, Rota Libera Terni, e anche nella categoria G2 femminile con Emily Petrucci, numero 102. Mauro! Mauro! Ragazzi, a non andare sulla traiettoria degli altri ragazzi. Con calma, tanto quattro giri, riuscite a fare il percorso che volete. Niccolò Mancinelli, 2, 106, 1, via! Andrea Meloni, numero 107, nel frattempo noi facciamo in bocca al lupo al protagonista. Primo giro di un gruppo compatto ovviamente, c'è la madre Lucisca di Castello, c'è Lucisca di Mignano, e portato il numero 108, se non erro, con Lorenzo Piero per Lucisca di Castello. La volata delle gruppe, Giulio Maschile Venire. Giuseppe Trignano, numero 97, signore e signori, l'applauso al vincitore Nicola Mancinelli.